tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. È stata inaugurata ieri pomeriggio in via Felice Cavallotti, l'associazione Voghera è caratterizzata dalla presenza della lista civica Ghezzi Sindaco. Ne parliamo con il vicepresidente dell'associazione Pierezio Ghezzi. Durante il suo intervento lei ha detto: ci siamo accorti che un paio di generazioni si sono staccate dalla politica attiva. Ecco, quello che mi viene da chiederle è: in quale modo questa associazione vuole coinvolgere la cittadinanza? Allora, coinvolgere la cittadinanza vuol dire farla partecipare, vuol dire starla a sentire, vuol dire ascoltarla. L'ascolto è mancato, in questi 5 anni l'ascolto è mancato, pochissimo. Allora, ascoltare la gente vuol dire andare dove la gente è e interpretarne i bisogni. Il nostro programma ha svolto a maggio, tra aprile e maggio, ha distribuito un questionario che ha diffuso in tutta la città, abbiamo rilevato i bisogni e abbiamo cominciato a lavorare in quella direzione. Vediamo se i frutti maturano, insomma, è ancora presto per dirlo, ma vediamo se i frutti maturano. Due generazioni di distacco dalla politica non sono immediatamente recuperabili, okay? Dobbiamo prima essere credibili e dopo la credibilità viene il consenso. Come si raggiunge questa credibilità? La credibilità si raggiunge con la presentazione di progetti pianificati e costruiti in maniera seria, con l'approfondimento, con il confronto, ascoltando la gente, okay, e tirandoli dentro, okay, accettandoli, insomma. Questi sono i momenti importanti. Creeremo dei tavoli di lavoro, ci sono già, specifici, e dentro i quali noi chiameremo la città a parlare, a vedere. Stiamo anche muovendoci, e lo faremo da gennaio, alla creazione dei comitati di quartiere. E siamo già a buon punto con il quartiere di Medassino e con il quartiere Est. Nel giro di 6 mesi dovremmo riproporre e ripristinare il quartiere come momento di partecipazione dal basso. Voghera è come associazione libera, come associazione non partitica. La presidente dell'associazione ha definito Voghera un'associazione apartitica. Qualcuno però ha storto il naso perché dice che la presenza di Pierezio Ghezzi come vicepresidente la rende poco apartitica. Cosa ne pensa? Pierezio Ghezzi è sicuramente ha un ruolo importante in questa associazione, ma penso che sia il solo iscritto a un partito. Sui soci fondatori penso che siano 1 o 2 forse iscritti al partito. Quindi il collettivo è un collettivo apartitico. Sicuramente fa politica come l'ha fatta per le elezioni, ma si pone sempre e si è posto come una funzione civile, okay? Non contro i partiti, no? Ma affiancato ai partiti, e questo resta lo spirito dell'associazione. Prova di vulgarità? Sì. Se la leggo io non la passo, vediamo. Non c'è la Porsche fuori? No, no, non no, la... abbiamo venduto però. Avete venduto la Porsche, esatto. Allora, anche se... Allora, Mie Voghera, questo è il titolo. Sono 2 quartine e 2 terzine, sì. Un sonetto vogherese. Anche se sei meno in tutti i cavi gris, in tal posca Sant'Ambrose del Ca, o Voghera dove piantai radis, e con l'acqua da stafora m'abbazzà. A Voghera imparà a legge e scrive, a cura, a giocare, no, alla pelle non si sgarbà. E al suo ricordo ma sempre a tenere vivo, sebbene la amica lontana non so guadagnare. Ma a me, che potevo su tornare in trera, ad Andabut per la me bella città, per la me mai da smentire a Voghera. Ne manca uno, ok? Manca, ne riesco a leggere l'ultimo. Manca un, penso che manchi qualcosa. Adesso la finiamo, dai. No. Allora, dottore, vicini, ma non sono io. Manca. Poco fa, tra l'altro, ho letto una poesia nel nostro dialetto. Vuole dimostrare forse a qualcuno di essere un vero vogherese? Sì, finalmente, perché insomma, continua questa
questa continua litania sul fatto che non, so, che non sono vogherese, insomma, penso di essere uno dei pochi consiglieri, non io solo, ma pochi consiglieri comunali che sono da generazioni vogheresi, e chi mi critica o ha la residenza a Roma e non paga le tasse qui, oppure è nato in un'altra città ed è arrivato qui dopo, insomma io sono rimasto qui fino quasi alla fine degli anni Ottanta, di fatto non mi sono mai staccato da questa città, avevo la mia famiglia, sono tornato ma non sono vogherese. La vogheresità io credo che si possa misurare non solo dal dialetto, tant'è vero che ogni tanto sfido i miei critici a parlare in dialetto, no? Lo dicevo, ma si misura sulla capacità di individuare gli aspetti critici della città. Io penso che tu conosci la città e sei vogherese, se interpreti i bisogni dei vogheresi. Noi crediamo di esserlo.